La ferita sul reno è stata curata. Si è infatti concluso il delicato intervento di manutenzione straordinaria eseguito dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sul torrente nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Era attenzionato ormai da tempo questa erosione in questo corso d'acqua dovuta alla tipologia stessa appunto del corso d'acqua e alle grosse piene che portavano a erosioni importanti. La sponda è stata consolidata con l'utilizzo di tecniche e materiali naturali che hanno migliorato la sicurezza idraulica dell'area dove sono presenti case, campi e un'infrastruttura al servizio delle abitazioni. È un territorio fragile, una parte di territorio in cui il terreno è sicuramente friabile, c'è una forte erosione. Loreno ha delle criticità dal punto di vista idraulico e quindi i lavori che il consorzio ha messo in atto e ha terminato nei mesi passati sono sicuramente un'opera importante per la messa in sicurezza di una parte di territorio. Sicuramente perché ci sono intanto l'erosione su una parte di territorio che quindi poteva compromettere la viabilità, inoltre problemi in caso di forti piogge per chiusura di quel tratto di strada e quindi comunque sono degli aggravi per il comune e dei disagi per la popolazione che nel momento in cui avvengono sono sicuramente di una notevole criticità. 500.000 euro l'investimento richiesto, un intervento con risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana sulla scorta dell'ordinanza 79 del 2021. 115 metri di sponda realizzata con massi ciclopici, massi di una dimensione importante da 1 a 4 tonnellate che sono stati realizzati attraverso un intervento di ingegneria naturalistica. Proprio in questi giorni sono state emesse le talee di salici che contribuiranno a dare stabilità alla sponda. 100 i cami che sono stati utilizzati per portare qui il materiale.